ISO 50.001, la norma sull'energia. Mi hanno chiesto questo video perché mi hanno detto che c'è poco in internet, soprattutto su YouTube, sull'argomento e soprattutto non c'è una sintesi molto molto veloce che spieghi che cos'è questo standard. Bene, io non sono un energy manager, ma mi occupo fondamentalmente di sostenibilità e di compliance aziendale, quindi è una norma che conosco benino fondamentalmente, perché ogni tanto in CDA ce la chiedono e fondamentalmente è una norma che è uscita in modo significativo quando è nato il decreto legislativo 102 del 2014, vado a memoria, che parla di imprese energivore e di alcune attività sulla diagnosi energetica. Quindi è una norma che conosco, abbastanza facile anche da presentare fondamentalmente. Prima di tutto partiamo dal fatto, è uno standard ISO adottato dall'UNI, quindi pienamente operativo anche nel campo e nel patrimonio normativo nazionale, normativo tecnico nazionale italiano. Altro aspetto importante, è una norma che fondamentalmente è basata su quelli che si chiamano sistemi di gestione. Cosa significano i sistemi di gestione? Qualcuno mi avrà già visto, fondamentalmente sono quelle norme che definiscono che devi avere delle procedure per gestire determinate attività che sono potenzialmente significative, critiche e così via, oppure quelle decise dallo standard. Prima parentesi, perché sono utili le norme che sono dei sistemi di gestione, quindi queste norme che ci chiedono delle procedure? Bah, prima di tutto perché le procedure sono sempre, quando il processo è significativo, degli strumenti di controllo e di miglioramento dei processi molto molto validi. Secondo aspetto, perché ti insegnano e ti spingono a ragionare per processi e questo è sempre un vantaggio competitivo. Ti permette di avere quella forma e quella schematizzazione delle tue attività estremamente chiara per fare determinate attività, tra cui per esempio il miglioramento. Altro aspetto, ragionare attraverso processi, procedure e così via, ti permettono di ragionare in un'ottica dei rischi, che è anche quello un ottimo vantaggio competitivo. Rischi che possono diventare opportunità, ma fondamentalmente ti mettono sempre in una logica di capire quali sono le attività che devi fare per ridurre un determinato rischio o cogliere una determinata opportunità. Ultimo aspetto, questi sistemi gestionali includono anche sempre la dimensione stakeholder, quindi le parti interessate. Queste le fanno rendere molto vicine a quella che è l'attività strategica dell'impresa. Quindi quando vi ho detto che molto spesso la conformità legislativa, le esigenze di stakeholder sulla sostenibilità e così via, ecco, questo è il canale o il requisito di collegamento fra quello che è strategia e quello che è l'attività più operativa. Seconda parentesi, che mettiamo la quadra, dai, parentesi quadra. Quelli che sono, è una norma di sistema di gestione basata su quelli che sono gli standard internazionali che noi definiamo high level structure, strutture di alto livello o come si dovrebbe dire harmonized structure. Quindi quella struttura che va bene per tutte le norme ISO sui sistemi digestionali, quindi perfettamente integrabili se hai una ISO 9001, per esempio, se hai una ISO 14001 sulla gestione dell'ambiente, quindi perfettamente integrabile. Questo è il secondo aspetto interessante. Procedure per fare qualche cosa, no? Che cos'è questo qualche cosa? Ecco, la 50.001 ha un obiettivo molto molto semplice, molto facile da capire. Ti dice che devi migliorare le prestazioni energetiche della tua organizzazione in termini di efficienza. È una norma che non parla di efficacia, è una norma che parla di efficienza. E di qui tutto il meccanismo, migliorare le prestazioni energetiche in termini di efficienza della tua organizzazione, impresa, società e così via. Il cuore di questa norma qual è? Ovviamente, andiamo nel concreto, è l'analisi energetica. Non puoi parlare di 51.000, tutte le norme se non fai un momento in cui ti fermi ed è questo momento qua si chiama analisi energetica. Significa capire, e questa norma è interessante anche perché ti dà delle definizioni molto, molto utili a capirci, no? A mettere in comune i concetti. Per esempio, quando parliamo di uso, quando parliamo di consumo, quando parliamo di uso significativo, quando parliamo di indicatori di prestazione energetica, oppure quando parliamo la baseline, no? Quella che può essere considerato il consumo di riferimento. Questa è una terminologia molto buona, ma torniamo a noi, abbiamo detto che lo scopo di mettere in atto delle procedure organizzate in un certo modo, fatte in un certo modo, che prevedano anche delle verifiche, dei controlli e tutto. Va bene, avere delle procedure per tenere sotto controllo dei processi significativi deve essere finalizzato al miglioramento della prestazione energetica in termini di efficienza. L'analisi energetica è quel momento in cui mi fermo e per approssimazioni successive inizio a ragionare se vale la pena ragionare in termini di energia.
consumo e uso, dove il consumo è ovviamente la quantità delle diverse fonti energetiche che entreranno. Pensate all'azienda come un black box in cui entrano differenti fonti energetiche che ne determinano il consumo in un'ottica di quantità. E poi gli usi, che cosa sono? L'illuminazione, il raffrescamento, il caricamento dei muletti e così via. Tornando a noi, quindi la prima approssimazione che posso fare è partire dai dati di bilancio, quanto mi costa l'energia. Se questo è un dato già significativo e valorizzabile per certi versi, e quindi in un'ottica di ABC dei costi e così via, ha un senso iniziare a ragionarci, vale la pena in qualche modo approfondire. Approfondire che cosa vuol dire? Check-up energetico fisico nelle approssimazioni successive. Quindi individuare i punti in cui posso controllare questo tipo di informazioni, che possono essere fisici o contabili, amministrativi, e andare a capire da dove arriva questa energia, e poi fondamentalmente attraverso il check-up, inteso proprio come verifica puntuale, quali sono eventualmente gli usi, anche stimati, ovviamente, che mi permettono di andare a fare un ranking di quelli che sono gli usi dal più significativo al meno significativo e avere delle indicazioni in qualche modo puntuali. Dopodiché, che cosa fa? Cosa ci dice il buon senso? Cerca i dati, fondamentalmente. Quindi come li recuperi, come li puoi controllare, come li puoi in qualche modo monitorare nel tempo e così via. E poi, se devi migliorare l'efficienza energetica, come individui fondamentalmente un periodo di riferimento e come individui quelli che sono gli indicatori legati all'eventualmente all'uso. E ovviamente lì dovrai sforzarti in qualche modo di essere un po' creativo. Potrebbero essere, perché l'ho fatto adesso, le ore lavorate per un grande studio legale, oppure nella mia azienda chimica potrebbero essere le tonnellate di prodotto chimico che produco con l'energia che mi entra, ovviamente magari standardizzata, normalizzata e così via, ma questi sono tutti aspetti successivi. Prima parti dall'analisi e poi farai tutto il resto. Il resto è facile, è quasi sempre un'attività tecnica. Tornando a noi, vi ho detto che devi fare determinati passaggi, casualmente sono gli stessi passaggi previsti dallo standard. L'analisi energetica, vado a memoria, il punto 6.3, il punto 6.4 saranno, mi sembra, gli indicatori, 6.4 è come trovo il periodo di riferimento e 6.5 mi sembra come raccolgo i dati e così via. Tornando a noi, quindi, è una norma estremamente semplice, come vi ho detto, punto 0 è... parla col tuo consulente in questi termini, posso essere io in o uno come me che parla di sostenibilità, di compliance legislativa o comunque magari anche l'RSPP potrebbe essere un altro soggetto interessante per capire quindi che cos'è e come si potrebbe fare. E poi analisi energetica, partendo dai dati più semplici, quindi documentali, per andare al check-up proprio fisico per vedere eventualmente i punti di utilizzo e come possono essere in qualche modo analizzati i dati. Farai un elenco e poi deciderai quello che finalmente sono i progetti di risparmio energetico o di efficientamento energetico, perché sistema di gestione finalizzato, procedure finalizzate a migliorare la prestazione energetica in termini di efficienza dell'organizzazione stessa. Quindi, indipendentemente da qual è l'input, potrebbe essere un bando, potrebbe essere la richiesta del tuo CDA in materia di sostenibilità, potrebbe essere la diagnosi energetica per le aziende che sono sottoposte, oppure una semplice esigenza particolare. È una norma ben strutturata, perfettamente incastrabile con tutto, soprattutto la 14.001, di cui potrebbe diventare una sottoparte. Nell'analisi ambientale iniziale c'è l'analisi energetica. Ma è il punto centrale, è assolutamente quello. Raccomando sempre, magari prima del check-up, per le persone eventualmente coinvolte all'interno dell'organizzazione, quindi è quando hai fatto il primo screening qualitativo, sì, ci può stare, perché se non ci può stare è inutile che neanche te ne preoccupi. E un micro corso di formazione, bastano un paio d'ore sull'argomento, soprattutto, come vi ho detto, per uniformare quella che è la terminologia che prima vi ho solo accennato brevemente, perché è una convenzione. Buon lavoro con la ISO 50.001.